Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere presenti in questa sessione della Conferenza Nazionale di Statistica che è dedicata alla sostenibilità. È un tema che va di moda all'ordine del giorno, però cercheremo di andare oltre le facili parole e soprattutto cerchiamo di andare a analizzare dal punto di vista statistico, questo è il nostro ambito di analisi. Ad un aspetto specifico che è quello della sostenibilità ambientale a livello territoriale e quindi calata vicino ai cittadini. Mi presento velocemente, sono Mario Calzaroni, sono responsabile della ricerca di ASVIS, che è l'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che ha molto a cuore questa tematica, tant'è che noi come ASVIS abbiamo fatto anche una pubblicazione sullo sviluppo sostenibile a livello territoriale. La seconda pubblicazione la presenteremo il 2 dicembre. Detto ciò, perché è importante, secondo tutti noi, l'aspetto territoriale? Perché quello che dico io e che penso è che l'agenda non è un libro filosofico, non è una cosa staccata dalla vita dei cittadini. Io lo chiamo sempre un manuale, cioè un manuale che dice come ci dobbiamo comportare per migliorare la nostra presenza su questo pianeta. Migliorare da più punti di vista, tengo a sottolinearlo, la sostenibilità non significa soltanto ambiente, come in parte anche per le note vicende di questi giorni, COP26, eccetera, si è portati a pensare, no, sostenibilità, secondo l'Agenda 2030, significa parlare di ambiente, di economia, di società e delle istituzioni. Sono i quattro pilastri che determinano la sostenibilità e sono quattro pilastri assolutamente interrelati tra loro, molto connessi uno all'altro. Non si risolve uno se non se ne tiene conto, se non si tiene conto anche degli altri. Perché il territorio, diciamo, è particolarmente rilevante come aspetto della sostenibilità? Perché questo significa avvicinarsi ai cittadini, appunto avvicinarsi alla vita di ciascuno di noi, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista delle imprese presenti sul territorio, delle istituzioni e così via. Per questo io ritengo che un passo fondamentale sia appunto la declinazione, di quelle che sono le filosofie dell'Agenda 2030 e quindi dei goal dell'Agenda e dei 169 target che la compongono a livello dei singoli cittadini. Quindi arrivare a far capire, a mostrare empiricamente, mettere a terra, come si dice oggi, gli obiettivi dell'Agenda rispetto alla vita dei cittadini. Faccio un esempio che ci è venuto dalle nostre esperienze che facciamo in giro per l'Italia. Alcune regioni hanno deciso che devono costruire 1.000 km di piste ciclabili per una mobilità più sostenibile. Benissimo, ogni comune ha la sua quota di piste ciclabili e questo deve essere esplicitato. I cittadini devono sapere qual è l'obiettivo che hanno a livello territoriale. Questo significa, dal nostro punto di vista di statistici, avere la possibilità di costruire degli indicatori, delle misure e di monitorare quello che si sta facendo. E quindi se il mio comune deve costruire 50 km di piste ciclabili, scusate, credo che sia fondamentale che questo sia esplicitato e quindi presente. Oggi internet è presente nelle nostre vite, credo che nei siti delle istituzioni devono essere anche presenti questi obiettivi e anche come si sta procedendo per la costruzione di questi obiettivi, entro quanto li vogliamo costruire, entro quanto vogliamo raggiungere l'obiettivo, siano le piste ciclabili, sia qualsiasi altra cosa che si ritiene fondamentale all'interno di una comunità, sia esso un comune, una provincia, una regione, un territorio in senso lato anche oltre quelli che sono i confini amministrativi. Quindi per questo credo che sia fondamentale per la statistica attrezzarsi e creare e trovare nuove soluzioni per nuovi problemi. È una sfida degli statistici di oggi, quando io studiavo statistica, queste tematiche non esistevano e non esistevano gli strumenti statistici. Mi fermo qui per non rubare tempo ai vari relatori e quindi do la parola a Christine Meyer dell'Eurostat, che coordina le attività per lo sviluppo degli indicatori anche a livello territoriale dell'Unione Europea. Prego, Christine.
Thank you very much for this invitation and the opportunity to talk about the Eurostat SDG monitoring in your conference. So I'm Christine Meyer from Eurostat, team leader for sustainable development indicators. And I'll give you a quick overview of our assessment methodology, our set, and the latest results. So I would like to start by stressing that we are doing the monitoring at EU level. So you all know that there is the global level at the UN level, and then there are regional monitorings for the UNECE region, for example, national, obviously, so you have your Italian monitoring, and then specific thematic monitoring exercises. But what Eurostat does is level at the EU, and we also have our own indicator set. So that's not the same as what you do for your UN monitoring or the national monitoring. We have selected our own indicators. To give you an idea, so you see on the left side the UN SDG indicator set. It has currently been reviewed, but the figures have not been published, so this still refers to December 2020. So it's structured along this 169 targets, the 231 indicators, and only a bit more than half of them are ready to use, so tier one. And there are two comprehensive reviews, so one has happened in 2020 and the other one in 2025. Our SDG set at the EU level is structured along the 17 goals. We select six indicators per goal, so we come to a total of 102 indicators. 67 of them are aligned with the UN indicators. And our request is that 100% of them have to be ready to use. So we don't have any placeholders. I mean, we have on holder indicators on top, but our set is really ready to use, and 37 of the indicators are multipurpose indicators, and we do a review annually, in particular to align it with new EU policies, because like now we have the European Green Deal, so we have to change quite a lot of indicators for this. Just a quick overview again, so as I said, 102 indicators, 90 of them are updated annually. 63 come from the European Statistical System, 39 come from other sources like the European Environment Agency or Transparency International. We have one indicator, and two-thirds are aligned with the UN indicators. Here is a quick explanation how we assess. So we have two different methodologies. So if there is a quantitative target, for example, for employment, we have a target of 78% of employment rate. So we evaluate against this target. Otherwise, we just look at the trend. Are we moving in the right direction? And then we evaluate whether it's going in this direction or in the other direction. And as you can see, if there is a target, so on the, and you look at the right there, it's the assessment is more challenging or more difficult to get a good assessment, let's say, because for example the first red arrow, if there is a target, even if you go in the right direction but it's not enough, then we say it's insufficient progress. On the other hand, if there is no target, only if you move in the other direction you get a red arrow. Then we take all the indicators of one goal and we aggregate them to show an aggregate performance of all the indicators per goal. This is more a communication tool, so it's not a weighted average or whatever, so it's more to show where are we going, which are the goals which require even more policy action. And here comes the overview of our results now in 2021. As you can see, the best performing goals, or where the EU is performing best, is SDG 16, peace, justice, and strong institutions, SDG 1, no poverty, and SDG 3, good health and well-being.
That might be a bit surprising in the current circumstances of the pandemic, but this is due to the fact that we have there many indicators only up to 2019, and only next year we will see the effects of the pandemic. On the other hand of the arrow, you see that we have still a lot to do in the environmental area. So SDG 13, climate action, we have very, very moderate progress only. And then there are two even where we have movement away even from the targets. So that's SDG 7, affordable and clean energy, and SDG 15, life on land. And I'll show a bit more in detail the results. So for SDG 16, for example, death due to homicide and population reporting crime, violence and vandalism went down, and government expenditure on law courts increased. And as I said, for SDG 1, we saw until 2019 still considerable improvements in all poverty dimensions, and fewer people face problems related to their homes. Now we have already seen the first figures now in November have been published. So they will be reflected then in the next report, and obviously you see the impact of COVID. Then SDG 3, good health and well-being. So we had improvements in noise and air pollution, as well as smoking, and the healthy life years at birth increased. What I also have to stress maybe is that we do our assessment based on the last 5 years. So even if it went now up during the COVID crisis, if it's then still lower than 5 years ago, the assessment might still be positive. So we have to see what the assessment will give next year. And as I said, where we have more to do, and also this is because we have very challenging targets in these areas. So for the greenhouse gas emissions, we have now this new target of reduction of 55%, and we need more progress to achieve this. So the assessment is negative according to our methodology. And the impacts of climate change keep intensifying. I mean, we all hear these discussions about the European surface temperature, which is increasing, ocean acidity is increasing. So we have to do more to reach these targets. SDG 15, life on land, forest area and Natura 2000 area increased slightly. But then other indicators like the butterfly index, for example, deteriorated. And in SDG 7, it's also the case that we are improving, but we are not improving enough to reach the targets of the energy union. So we are not on track to meet the increase of energy efficiency by 2030. The share of renewable energy is rising, but further efforts are necessary. So that's why we have this rather negative assessment, even if the situation is improving. And that's why I say as soon as we have political targets, then the assessment becomes more difficult or more challenging. And then also this shows it's very good to have political targets, because we as a statistical institute cannot set targets. So only if there are targets agreed at the political level, then we can use them for our assessment. And here is also something which we have introduced last year or in 2020 already. So we do an assessment also for the EU member states so for the country only, but with our indicators. So it's the same indicators as for the EU. And we calculate then the progress according to the same methodology as explained before. So you see on the right side of the graph, you see all the SDGs where Italy is making progress. So that's the good news, that in almost all areas you're making progress, except for SDG 10 inequalities and SDG 17, that's the partnership. And then all the indicators or all the goals above the line, there Italy is doing better than the EU. And those below the line, it's below the EU average.
So this was for us, I mean, you know, I know you have your own reporting as well, but it's also for us then a bit that each member state sees also where are they in relation to the SDG performance of the EU, according to our set. I mean, I always have to stress this, but that's then also a debate maybe which can be done at EU level, which are the areas where the EU should act, but also in the interest of the member states. Then, so what we had new in this year was the chapter on the impact of COVID-19. We introduced for the first time indicators for measuring spillover effects. We analyzed for some indicators decoupling effects. Then we improved this member state visualization and presented it also on our website. And we included some gap indicators in the digital publication. What we call gap indicators is, for example, in SDG 10, we have some indicators analyzing the difference between EU residents and non-EU residents in the EU or in Italy, for example. So there it's the difference between Italian citizens and non-Italian citizens. So that you see how well they are integrated with regard to employment, education, and so especially these areas. So the impact of COVID-19, we wanted to show all three dimensions, so social, economic, and environmental. And as there was not data for all of them, we have chosen just a few. So we have obviously excess mortality. For the social side, we have employment, unemployment, and young people neither in employment nor education and training. To analyze the economic side, we use GDP and general government gross debt. And as there are no environmental indicators readily available, we used electricity consumption, commercial air flights, and first CO2 emissions as proxies. To show here quickly just two, so the employment and unemployment growth, you obviously see the impact in the second quarter of 2020, and same for electricity consumption, where it suddenly went down because of the lockdown. And then there was also the request to analyze spillover effects from Parliament and Council. So we have introduced for the first time indicators, on the one hand, Eurostat footprint indicators, which are based on the system of economic and environmental account standard. But also then multi-regional input-output tables we've used. And we have different indicators. And I just wanted to show you two. So there's the material footprint, mm-hmm. which is calculated by Eurostat. And so you see the different categories and also the materials, which are most relevant. And then I also wanted to show that according to the data source you use, there are big differences. So according to Eurostat, CO2 emissions for imports are lower than what we use for exports. But for the input-output tables, we come to a different conclusion. So what we will do now is to analyze in more detail how much is the difference just because of the data source and how we can improve the results. So a quick overview of all our products. So we have a big report, but all the information is also available on the website. And we have a digital publication, which is a bit more playful, where you can... And also more for younger people, maybe. So if they have to do a presentation in school or whatever, they can find the information there easily. This brings me to the end of the presentation. Thanks a lot. And if there are questions, you can also contact us, or you can find a lot of information on our website, as I said. And I'm happy to answer any questions you sent me also by email. Thank you very much. Grazie a Christine, la ringrazio per la assoluta rilevanza di quello che ci ha detto, credo che approfondiremo anche con gli altri interventi, e quindi passo la parola a Mara Cossu del Ministero del MITE per capire come, soprattutto a livello ministeriale, ci si sta muovendo per lo sviluppo dell'Agenda 2030 e nella nostra versione nazionale, nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Grazie Mara.
Sì, grazie molte Manlio, grazie per l'invito, grazie per questa ennesima occasione di confronto, nel senso che fortunatamente si stanno moltiplicando le occasioni in cui confrontarci sul lavoro che insieme stiamo facendo con i territori, per i territori, di lavorare in ottica di rete e un po' di messa a sistema delle iniziative. Io oggi vi porto una testimonianza sul lavoro che stiamo facendo per l'aggiornamento e la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, partendo da un presupposto che, diciamo, su cui non mi soffermo, ma che è alla base del ragionamento e del motivo per cui siamo qui oggi a raccontarvi, legato al fatto che abbiamo attivato con tutte le regioni e con le 14 città metropolitane, proprio per la centralità dei territori nell'attuazione dell'Agenda 2030, accordi di collaborazione finalizzati a costruire documenti strategici per lo sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali, promuovendo dei tavoli collaborativi e promuovendo la collaborazione tra i diversi livelli. Il ruolo dell'informazione statistica, lo vedremo tra poco, in questo sistema è fondamentale. Il tema del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile è nella realtà italiana al cuore del sistema normativo e quindi diciamo all'interno dell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile ha un ruolo fondamentale. Quindi di nuovo nell'ambito di questo processo complessivo oggi focalizziamo insieme sulle attività in essere, provo a raccontarvi insomma quello su cui stiamo lavorando. Spero che la presentazione possa essere visibile. Quattro elementi sostanziali, un primo elemento introduttivo, un secondo elemento, diciamo, di che cosa è oggi la strategia per lo sviluppo sostenibile, il processo in essere per la sua revisione e quindi per la costruzione della strategia del 2021 e il tema del monitoraggio e della sostenibilità sui territori in chiusura come elemento caratterizzante. Inizio con la questione dell'incardinamento normativo della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come strumento per il coordinamento dell'attuazione dell'agenda in Italia, ma anche come quadro di riferimento, da qui un po' il titolo dell'intervento, come quadro di riferimento, per le valutazioni ambientali e territoriali ai diversi livelli territoriali. Questo significa che c'è un obbligo a valle dell'approvazione della Strategia Nazionale per le regioni di adottare le proprie strategie territoriali in connessione con la nazionale, questo dal nostro punto di vista comporta una necessità di integrazione anche a livello di sistemi di monitoraggio, perché dobbiamo garantire il monitoraggio integrato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, su cui abbiamo lavorato nel corso degli ultimi anni e su cui si concentra una parte sostanziale del lavoro di revisione. Cos'è la strategia attualmente? Nel 2017 è stata approvata una strategia che riconfigura e rilegge l'Agenda 2030 nella interconnessione tra i diversi SDGs, e quindi diciamo ogni scelta strategica e ogni obiettivo strategico nazionale sono frutto di un insieme di interazioni fra diversi SDGs e diversi target di Agenda 2030, mappa una serie di strumenti di attuazione e nel corso del tempo, nel 2019, tra 2018 e 2019, viene selezionato un primo nucleo di indicatori per la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, vedremo tra poco come. A questo si connette, vi dicevo in apertura, il sistema di attuazione, cioè l'insieme di attori, regole e strumenti che in qualche modo costituiscono la centralità dei territori in questo sistema, che costituiscono, diciamo, l'ambiente collaborativo entro cui il processo si sviluppa. Mancano diversi elementi nell'attuale versione della strategia che si vuole risolvere nell'ambito del processo di revisione. Con la focalizzazione sui 43 indicatori, a cui accennerà sicuramente la dottoressa Ferruzza anche nell'intervento a seguire, io mi soffermo soltanto molto brevemente sulla costituzione di un tavolo che nel 2018, insieme a Istat, Istra, il Ministero degli Affari Esteri, il MEF e noi, ha selezionato sulla base dei criteri della famosa commissione BEST che ha selezionato, diciamo, gli indicatori del sistema BEST da integrare nel documento di economia e finanza, in aggiunta, e questo è molto rilevante ai fini della discussione di oggi, un ulteriore criterio legato alla dimensione territoriale degli indicatori, proprio perché il punto di vista era mettere al centro lo sviluppo sostenibile sui territori e quindi rendere possibile anche la rendicontazione e il monitoraggio territoriale degli obiettivi di sostenibilità. Questo ha portato nel corso del tempo, nella relazione che portiamo avanti quotidianamente con le regioni, con le città metropolitane, che a tendere vorremmo portare anche a livello di enti locali, ovviamente in coordinamento con gli enti di area vasta, la proposta di verifica, validazione e riarticolazione a diversi livelli territoriali del nucleo di base
degli indicatori definiti di concerto con il tavolo di lavoro che vi raccontavo prima nel 2018 come base di riferimento di un sistema di monitoraggio territoriale a cui ovviamente si associavano una serie di altri elementi informativi che discendevano sia dalla struttura del quadro strategico di riferimento, le strategie regionali e le agende metropolitane tipicamente selezionano alcune priorità e fanno alcune scelte proprie che derivano da contestualizzazioni specifiche o da priorità politiche del territorio che inevitabilmente le rendono in qualche modo complementari ma non uguali alla strategia nazionale, e che comunque consentissero di ampliare la base informativa mantenendo un nucleo di base rispetto al quale garantire la possibilità di attivare il monitoraggio integrato. Il processo di revisione riprende da questo lavoro svolto insieme per continuare a lavorare rispetto al rafforzamento di alcune questioni di base, tipicamente garantire il completamento dei contenuti della strategia, quindi lavorare sul livello dei target che in questo momento non ci sono e sul completamento e l'aggiornamento del nucleo di indicatori di base e a valle della verifica territoriale che è stata portata avanti, fare riferimento al sistema dei vettori di sostenibilità che sono considerate un po' come le leve abilitanti della trasformazione all'interno della strategia di sviluppo sostenibile e che vedremo tra un attimo come quadro di riferimento complessivo della messa insieme degli elementi strategici. E diciamo, costruire e rafforzare gli spazi di collaborazione sia a livello centrale che a livello territoriale. Dal confronto con i territori è emersa la necessità di appunto ricalibrare e verificare alcune questioni e alcuni elementi di scelta che avevano configurato e contraddistinto la selezione dei 43 indicatori di base del 2018 per ottenere e andare verso un sistema di indicatori per la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che ovviamente costruisca sul sistema ISTAT SDGs, che è quello che garantisce il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 a livello nazionale, quindi identificare di nuovo nel nucleo di base l'elemento su cui raccontare con un profilo sintetico, ma anche con una forte capacità di scalabilità dell'informazione statistica, il movimento verso il raggiungimento degli obiettivi, un nucleo più completo su tutto il livello di obiettivi di sviluppo sostenibile che possa in qualche modo garantire la completezza del monitoraggio integrato richiesto dalla norma, e poi associare tutta una serie di iniziative in collaborazione con il SISTAM e con i territori che possano in qualche modo consentire di arrivare esattamente, come diceva Manlio in apertura, a coprire almeno su alcuni aspetti salienti e sostanziali o su alcune priorità identificate sul nucleo ristretto il territorio locale. A questo si aggiunge tutto un fabbisogno di narrazione emersa nell'ambito delle attività di consultazione e di condivisione anche con gli attori non statali e con i territori che in qualche modo riesca a raccontare il processo in essere oltre che, diciamo, l'informazione statistica per raccontare il singolo obiettivo e la singola scelta strategica. Da questo punto di vista, il lavoro sui nuovi vettori di sostenibilità è nella strategia del 2021 sostanziale. Sono raggruppati in tre famiglie, una prima relativa tipicamente alle attività di educazione, formazione e comunicazione per lo sviluppo sostenibile come chiave per la trasformazione del modello di sviluppo, quindi la cultura della sostenibilità, una seconda, vi dicevo, che porta avanti ed amplifica a partire dal riconoscimento di quanto già fatto e delle reti già emerse il lavoro di collaborazione tra le istituzioni, diceva Manlio in apertura, le istituzioni sono il quarto pilastro e fa bisogno di far lavorare insieme gli elementi strutturanti di Agenda 2030, quindi i quattro principi. E il terzo vettore sostanziale da questo punto di vista, per quello di cui discutiamo oggi, che è quello della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Mi soffermo in particolare su due questioni, sulla valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche, a partire dalla necessità che il quadro normativo impone di assumere la strategia per lo sviluppo sostenibile come quadro di riferimento per le valutazioni ambientali e territoriali e la necessità di monitoraggio integrato. Lo sviluppo di questo vettore in particolare, quindi l'assunzione del tema della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile come elemento cardine dell'attuazione della strategia a partire dal gennaio del 2021, lo abbiamo sviluppato nell'ambito di un progetto in collaborazione con OCSE e la Commissione europea, che si chiama proprio Mainstreaming the SDGs into Italian Decision Making.
frutto di questo progetto, anzi prima metodo di questo progetto, è comunque portare avanti il metodo collaborativo assunto sin qui nel processo di attuazione della strategia nazionale. Quindi abbiamo lavorato principalmente attraverso workshop aperti agli attori che del sistema fanno parte, quindi territori, istituzioni centrali e forum per lo sviluppo sostenibile che raccoglie le organizzazioni e gli attori non statali, dedicando molta attenzione su quali potessero essere gli elementi principali su cui innestare il ragionamento. Il primo output di questo progetto è un governance scan for policy coherence for sustainable development, cioè una mappa dello stato, della situazione e il riconoscimento delle iniziative in essere rispetto al tema della coerenza delle politiche. È evidente che per quanto riguarda l'informazione statistica, attraverso un workshop dedicato appunto agli indicatori e al monitoraggio, è emersa tutta la ricchezza del lavoro fatto in Italia dal SISTA nel coordinamento di ISTAT, sia rispetto anche all'interazione fra, si diceva all'inizio, il sistema dei BES e il sistema degli SDGs, quindi diciamo l'enorme potenziale che dal punto di vista dell'informazione statistica abbiamo anche a servizio del tema della coerenza delle politiche. Obiettivo di questo progetto sarà, ed è in corso di definizione, un piano d'azione nazionale per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile che sia parte integrante della revisione della strategia nazionale, quindi diciamo il vettore sulla coerenza delle politiche assume i contenuti principali del piano d'azione e che nel contempo costruisca sul lavoro già fatto, quindi diciamo sia un amplificatore e un potenziatore degli elementi già sviluppati dall'Italia nel corso degli anni. Struttura, diciamo, e contributo anche al ragionamento sul vettore della coerenza delle politiche è stato sviluppato nell'ambito di una serie di World Café che sono stati organizzati nell'estate che sono degli ambienti informali, no? Di circolazione di idee e di confronto non formale tra diversi attori particolarmente rilevanti sul tema, in cui è emerso e con molta evidenza la ricchezza appunto del framework statistico che abbiamo in Italia rispetto al tema della sostenibilità delle politiche, la necessità di appunto portare avanti e rafforzare, come si diceva, la complementarietà tra i diversi sistemi, tipicamente tra BES ed SDGs, che soprattutto a livello territoriale è emersa con molta forza, e riportare il core degli indicatori, dei 43 indicatori di base per la strategia di sviluppo sostenibile, come elemento di valutazione, diciamo, trasversale, transcalare, potenziale. Quindi il rafforzamento della coerenza delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile, diciamo, è il cardine, uno dei cardini principali su cui avviare il ragionamento, approvare il piano d'azione e avviare il lavoro effettivo, diciamo, traiettorie di lavoro effettive e specifiche a partire dal 2022. Riguardano anche la costruzione di quadri di sostenibilità territoriali, proprio nell'ambito della necessità di porre le strategie di sviluppo sostenibile come quadri di riferimento per le valutazioni delle politiche pubbliche, diciamo la loro scalabilità territoriale, quindi la necessità di avere un'informazione statistica collegata ai diversi livelli, è assolutamente uno dei temi cardine del ragionamento. Il governance scan che vi introducevo, prodotto insieme ad OCSE e Commissione Europea, focalizza alcune raccomandazioni da integrare all'interno del piano d'azione di cui vi parlavo, che mettono bene in evidenza alcune questioni sostanziali. Si diceva la prima è la necessità o l'opportunità che sta nella potenziale sinergia e complementarietà fra diversi sistemi che possono in qualche modo trovare all'interno della strategia di sviluppo sostenibile un nucleo di, diciamo, raccolta e ragionamento. Da questo punto di vista il lavoro in corso con ISTAT, ISPRA e con il sistema che vi raccontavo prima lavora su appunto l'individuazione e l'aggiornamento degli indicatori rispetto alla ricorrenza su il tema della transizione ecologica, piuttosto che la ricorrenza, diciamo, l'inserimento degli indicatori BES che sono confluiti nel DEF, quindi costruire una base di riferimento che possa in qualche modo essere anche inclusiva di diversi aspetti e processi. Garantire che questa base possa essere di riferimento sia per il livello ascendente, cioè garantisca la comparabilità anche a livello internazionale, quindi europeo e in sede onusiana, e discendente, come dicevamo prima, per i territori. Su questo ovviamente il fatto di poggiare fortemente sulla centralità del sistema ISTAT SDGs è essenziale al fine di garantire questo elemento, e appunto vi dicevo la costruzione di una base di riferimento complessiva. Sul livello discendente è assolutamente uno degli elementi di prioritaria attenzione
che il Governance Plan, scusatemi, propone nell'ambito del processo di attuazione della strategia di costruzione del piano d'azione, proprio perché in Italia la territorializzazione degli obiettivi di sostenibile, quindi il tema del localizing di SDGs, è uno degli elementi assolutamente centrali del ragionamento, come si evince anche dal rapporto ASVIS di prossima uscita, e che sarà uno dei cardini su cui appoggiare, insieme alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e il coinvolgimento degli attori non statali, appoggiare la Voluntary National Review che l'Italia presenterà nel luglio del 2022 alle Nazioni Unite, per, diciamo, come, che è il luogo in cui si monitora a livello globale l'attuazione di Agenda 2030. Misurare la sostenibilità sui territori è parte integrante del lavoro che con i territori stiamo facendo, e quindi, diciamo, diverse regioni hanno sviluppato un sistema e un quadro di riferimento che va esattamente nella direzione di cui stiamo parlando, mettendo in relazione gli indicatori regionali e gli indicatori di programma con il nucleo degli indicatori di strategia di sviluppo sostenibile. Quando dicevo prima costruire dei quadri di sostenibilità scalabili ai diversi livelli territoriali, intendevo esattamente quello che Regione Umbria, questo esempio è tratto da lì, è quello che la Regione Umbria sta facendo con il coordinamento, sia con i tavoli che si occupano di valutazione ambientale che con quelli che si occupano, per esempio, di adattamento al cambiamento climatico, e quindi lavorare a un quadro di riferimento complessivo e scalabile. Qual è quindi la direzione, e vado verso la chiusura, a cui tendere per portare avanti questo tipo di ragionamento? Rafforzare il lavoro costante sull'aggiornamento del nucleo di base, anche con il lavoro e la condivisione, la collaborazione dei territori, e portare avanti anche un discorso di collaborazione con gli strumenti di valutazione, con gli strumenti di programmazione e con i nuclei di valutazione, per rafforzare il lavoro in qualche modo di relazione fra il quadro di riferimento e gli strumenti di programmazione, a partire dal PNRR, per finire agli strumenti tematici e territoriali, valorizzando quello che c'è e quindi partendo da quello che il Governance Plan ha già riconosciuto. Questo, dal nostro punto di vista, significa lavorare alla definizione di un sistema di monitoraggio della Strategia Nazionale 2021 che abbia almeno tre tipologie di ambito di azione. Un primo ambito è quello che chiamiamo indicatori di contesto, e quindi indicatori statistici che possano coprire sia le scelte che gli obiettivi strategici nazionali, come vi dicevo prima, con obiettivi molto diversi. Quindi, diciamo, nel primo caso garantire un nucleo che possa in qualche modo essere assunto a livello ascendente e discendente, nel secondo caso invece garantire la completezza dei rapporti di monitoraggio integrato, l'identificazione e il lavoro con i nuclei di valutazione per identificare un nucleo di indicatori di programmazione sulle singole categorie di intervento che possano in qualche modo accompagnare la valutazione delle politiche pubbliche, e un lavoro sulle narrative, sugli indicatori di processo che si accompagnano all'attuazione dei vettori di sostenibilità. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora moltissimo, ovviamente sono a disposizione per ogni domanda. Grazie. Grazie Mara, anche per i tempi, sei stata nei tempi. Forse abbiamo un minutino per una velocissima domanda. Si è parlato molto degli obiettivi anche a livello territoriale. Alcuni obiettivi sono già stati individuati a livello europeo. Faccio l'esempio del famoso 78% dei tassi di occupazione che l'Unione Europea ci chiede di poter raggiungere. È evidente che noi in un paese molto diversificato non possiamo porre il 78% come obiettivo alle singole regioni, ma dovrà essere fatta un'analisi e una definizione, penso al livello di governo centrale, con i tavoli delle regioni ovviamente, per declinare a livello regionale questo obiettivo. Ci sono regioni che già l'hanno superato, regioni che sono distantissime, per definire dei singoli obiettivi che siano reali e che quindi su cui si possa lavorare. Io quindi volevo chiedere se rispetto a questo è stato fatto qualcosa, si vuole fare qualcosa, c'è in programma di fare degli adempimenti rispetto a questo. Grazie. Sì, grazie Manlio. Rispetto a questo, e ovviamente nell'ambito del processo di cui vi raccontavo prima, il lavoro che si sta facendo a livello nazionale è quello di verifica e assunzione ovviamente di target europei e nazionali esistenti, per poi insieme alle amministrazioni centrali procedere al loro aggiornamento, e ovviamente
una volta che sarà approvata la strategia 2021, per legge le strategie regionali dovranno in qualche modo adeguarsi e comunque sia essere aggiornate di conseguenza. Il lavoro che si fa ovviamente all'interno del tavolo, per quanto ci riguarda, andrà esattamente in questa direzione, proprio perché il quadro di riferimento deve essere composto da obiettivi, target e indicatori per essere completo. Quindi, dal nostro punto di vista, assolutamente il processo va in questa direzione. È chiaro che poi c'è tutto un tema di negoziato specifico sui singoli settori e sui singoli obiettivi settoriali che in qualche modo è complementare a questo, quindi diciamo il tema è come riuscire a mettere appunto insieme le due questioni, però il coordinamento istituzionale centrale secondo me aiuterà molto da questo punto di vista. Grazie, grazie anche per la sinteticità e per la chiarezza e quindi non perdo troppo tempo, ma passo la parola a Angela Peruzza, dirigente Istat, che è responsabile dello sviluppo degli SDG, soprattutto rappresenta l'Istat a livello internazionale, quindi ci potrà dire dal punto di vista della statistica ufficiale qual è la situazione oggi. Angela Peruzza. Grazie Mario, grazie a tutti per questo momento di riflessione assolutamente importante. Io partirei proprio, se possibile, dalle parole di Mara e anche da quanto ha condiviso Christine. A mio avviso il tema fondamentale è che per quanto riguarda l'Agenda 2030 e le questioni inerenti allo sviluppo sostenibile, connesse anche ovviamente ai cambiamenti climatici, le misure statistiche costituiscono un linguaggio comune grazie al quale riuscire a tradurre, parlare, comunicare, interagire. E questo è particolarmente importante, per quanto riguarda proprio il tema della sostenibilità nei territori. Quanto andrò a presentare è proprio tra l'altro un'esemplificazione pratica di uno dei pilastri dell'Agenda 2030, cioè la partnership, perché è un lavoro non solo condiviso con Barbara Baldazzi, Luigi Costanzo, Giovanna Tagliacozzo e Paola Ungaro, ma si tratta anche di un lavoro che in realtà nasce da, ecco, e nasce da attività svolte che hanno visto coinvolto l'intero Istituto Nazionale di Statistica, ma in realtà il Sistema Statistico Nazionale nel suo complesso. Ci tengo molto a dirlo perché è proprio importante parlare di sostenibilità e parlare di partnership in maniera concreta. Mi permetto di fare anche un riferimento, diciamo, è importante misurare la sostenibilità ed è importante tenere conto del processo dal globale al locale. Personalmente partecipo ai tavoli UN, High Level Political Forum e Interagency Expert Group e proprio con riferimento al primo, all'High Level Political Forum, c'è una particolare attenzione alla tornata attuale di Voluntary National Review di cui parlava Mara e in queste Voluntary National Review questa volta si chiede e si chiederà una decisa attenzione alle misurazioni statistiche. Misurazioni statistiche che sono state garantite nel corso di questi anni, dal 2016 ad oggi, dalle attività della United Nations Interagency Expert Group, al quale l'Istat, io partecipo, anzi attualmente diciamo l'Istat da poco è anche coordinatrice delle attività per l'Europa meridionale ed occidentale. E questo diciamo è particolarmente importante proprio con riferimento a quanto dicevo prima, cioè le misure statistiche come linguaggio comune. Attualmente si utilizza la revisione 2020 e sono stati avviati i lavori per la revisione 2025 che ha particolare attenzione non solo agli aspetti ovviamente legati alla pandemia, ma al cambiamento climatico e alla Geospatial Roadmap che è stata siglata i primi di novembre nell'ultima riunione che ha avuto luogo. Quindi appunto da parte UN, quindi globale, c'è cioè questa attenzione al territorio e
la rivoluzione UN, che diciamo ha come cardine la concretezza, traduce la concretezza in, in misurazione statistica. Rapidamente vorrei farvi vedere un esempio con queste, mappe, proprio perché si tratta di indicatori rappresentati dal globale al locale, dove per esempio si è evidente come il tasso di partecipazione alle attività educative, che magari per i paesi europei è decisamente elevato, poi per altri paesi, quindi diciamo è prossimo al 100%, ad esempio per altri paesi è pari al 40%. Oppure le questioni legate alla dinamica delle aree forestali, che magari vede dei progressi positivi nei paesi europei a discapito, probabilmente a discapito degli altri paesi dai quali viene dai quali proviene il legname che utilizziamo. Ed è abbastanza trasparente, sono abbastanza trasparenti le questioni legate al più famoso indicatore per i cambiamenti climatici, cioè quello dedicato alle emissioni di CO2, dove sono evidenti come le variazioni percentuali di queste magari possono presentare dei valori, diciamo, tendenzialmente positivi in alcuni nei paesi europei e non in altri paesi, in altri paesi nel mondo. Per andare dal globale all'europeo, è noto a tutti l'importanza, il peso, la spinta che lo European Green Deal ha dato negli ultimi anni, quindi all'attenzione all'uso efficiente delle risorse e ad un'Europa climaticamente neutrale. E questo si è, è evidente anche nell'ambito dell'ottavo Environmental Action Plan. Questo tipo di attenzione quindi si traduce in necessità di dati statistici più accurati su questi temi, ed Eurostat ha lanciato lo European Statistical System Action Plan, che è stato siglato nell'ottobre del 2021, che definisce le priorità per gli istituti nazionali di statistica per i prossimi anni, e circa 2/3 delle attività del piano riguardano ambiente, cambiamenti climatici, energia, trasporti e statistiche geolocalizzate. Lì a fianco vedete il posizionamento dell'Italia, così come alcuni goal in Italia, così come lo ha messo in evidenza Eurostat. Cosa ha fatto Istat? Istat dal 2016, proprio basandosi su un ampio, cioè sulle sinergie istituzionali in ambito ISTAN, ha notevolmente incrementato l'attività di produzione dell'informazione statistica. In basso vedete i link relativi al nuovo rapporto SDGs 2021, che è stato diffuso ad agosto, ed è la quarta edizione del volume, e così come ad agosto sono state diffuse le informazioni statistiche del sistema Istat, che vede la sua decima diffusione. E infatti, oggi parliamo di 354 misure statistiche e siamo partiti nel 2016 da 95 misure statistiche. E quindi una grande ricchezza di informazione statistica che è stata sviluppata sempre tenendo ben presente in mente, sin dall'inizio, la necessità di procedere considerando un'ottica integrata per il benessere di tutti. Questo sempre in concreto, in termini di misurazione statistica, si traduce nel fatto che oggi 64 misure statistiche sono in comune tra il sistema SDGs e il sistema BES, di cui parlava prima anche Mara. E sono in comune vuol dire questo, vuol dire che in alcuni casi il sistema SDGs ha utilizzato misure già esistenti nel sistema BES, in altri casi il sistema BES ha assorbito misure statistiche dal sistema SDGs, ma la cosa più importante è che si procede in questa direzione e che attualmente sono 64 le misure in comune. E si procede in questa direzione significa che si continuerà a procedere in questa direzione.
E si procederà, continuerà a procedere in questa direzione avendo presente sempre il tema concreto, cioè la necessità di concretizzare Leaving No One Behind in termini di un aumento delle disaggregazioni. In questa slide si vedono le richieste, da parte di UN della necessità di avere misure territoriali e disaggregate per genere, e anche come poi il sistema statistico Istat abbia realizzato anche di più di quanto viene richiesto, perché queste sono appunto le misure statistiche che nel sistema Istat sono disponibili. Si tratta, per esempio, per quanto riguarda le regioni, di 200 misure statistiche disaggregabili a livello regionale. È evidente che questo non è sufficiente, perché è necessario proseguire in questa attività concentrando molto l'attenzione anche sulle misure statistiche declinabili a livello subregionale. L'andamento tendenziale e complessivo delle misure statistiche dimostra rispetto a 10 anni fa un miglioramento complessivo, mentre evidenzia una situazione di peggioramento con riferimento all'ultimo anno. Ma quello che è importante vedere è che se noi andiamo ad analizzare questo tipo di andamento a livello regionale, le situazioni sono abbastanza differenti da regione a regione. E questa necessità quindi di lavorare in termini di misure disaggregate a livello regionale è particolarmente evidente con riferimento alle misure statistiche per la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Quelle che vedete in questa slide, in quella che segue, sono le 43 misure citate da Mara nella presentazione precedente, poco fa, e aggiornate con i dati ad agosto 2021. Queste misure statistiche sono state selezionate, come ha detto Mara, sono disponibili a livello regionale, e molte di queste, come è possibile vedere, sono misure BES e addirittura in molti casi BES DEF, cioè le misure BES che vengono utilizzate per il DEF. Una modalità di un'esemplificazione che voglio farvi vedere in conclusione è quella legata all'analisi di questi 43 indicatori per considerare progressi e status rispetto alla media nazionale. Quindi abbiamo scelto a titolo sperimentale 17 di questi 43 indicatori, uno per goal, e abbiamo considerato l'andamento sia in termini di media nazionale che di andamento nell'arco degli ultimi 5 anni. E come vedete, abbiamo rappresentato i goal con questo schema. Come vedete, per ognuna delle regioni la situazione è abbastanza diversa e non voglio soffermarmi su tutti i grafici, ma in quest'ultima slide pongo l'attenzione per esplicitare meglio quanto è rappresentato nei grafici. Nei grafi il primo giallo in alto fa riferimento a mancanza di progressi tendenziali nell'arco dei 5 anni, ad uno status migliore della media nazionale. La parte verde fa riferimento a progressi ed ad uno status migliore della media nazionale, quindi il quadrante buono. Quello giallo sono progressi in presenza però di uno status peggiore della media nazionale, e quello rosso fa riferimento a nessuna forma di a una mancanza di progressi nell'arco dei 5 anni e ad un status peggiore rispetto alla media nazionale. In questa slide, la slide parla da sola, perché possiamo vedere quanto sia differente, considerando semplicemente uno di questi indicatori, un indicatore per gol, con riferimento alla Toscana, al Veneto, all'Emilia-Romagna, rispetto magari alla situazione legata a Sicilia e Campania. Questo giusto per, ancora una volta, accentuare l'importanza di avere misure territoriali per la sostenibilità il più possibile disaggregate. E concludo appunto ripetendo che il mosaico statistico informativo prodotto da Istat in ambito Sistan
sarà sempre più ricco e proprio per cercare di soddisfare la domanda informativa non solo internazionale ma anche nazionale, e quindi cercando di come dire, anche cogliere gli input informativi che ci vengono oggi non solo dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile ma anche dal Piano per la Transizione Ecologica e dal PNRR, e cercando sempre di valorizzare e di tenere presente le interrelazioni tra i diversi domini ambientale, sociale, economico ed istituzionale, con una particolare attenzione ai cambiamenti climatici. Quindi il punto, o meglio le parole chiave, sono proseguire dal globale al locale, perché le analisi territoriali e geostatistiche sono di per sé fattore di integrazione di misure statistiche, economiche, sociali ed ambientali per la sostenibilità. E le misure statistiche, come ho già detto, sono un elemento importante per dare concretezza ai target dell'Agenda 2030, per costruire un linguaggio comune. Molto è stato fatto sicuramente, ma molto, come abbiamo visto e come vedremo, c'è ancora da fare, e l'Istituto Nazionale di Statistica in ambito SISTAN sicuramente progredirà in questa direzione, anche prendendo in considerazione l'utilizzo dei registri statistici e delle informazioni statistiche censuarie per cercare di incrementare la produzione di informazioni statistiche a livello di dettagliata territorialmente, e proseguendo ovviamente a mantenere attive tutte le partnership. Di lato, oltre ad una semplificazione delle interrelazioni con i cambiamenti climatici, c'è anche una slide che fa riferimento al potenziale utilizzo delle misure statistiche con in considerazione delle emissioni del PNRR. Sono personalmente convinta che la sostenibilità non è solo un costo, ma è anche un'opportunità, e ringrazio tutti coloro i quali nell'arco di questi anni hanno consentito anche di procedere insieme in questa direzione. Grazie Angela Ferruzza, perfettamente nei tempi, anzi doppiamente, un doppio ringraziamento, perché mi consente, abbiamo un paio di minutini per fare una piccola domanda. Hai parlato di molti indicatori, molti sistemi, alla fine hai parlato di un mosaico statistico, bellissima immagine, vengono in mente i mosaici presenti nella nostra bellissima nazione. Credo che possa esserci un po' di confusione, e allora la domanda è questa: superata questa fase iniziale, perché ci sono nuovi obiettivi che anche la statistica si è data, come dicevo prima, credo che sia fondamentale andare verso un sistema che codifichi gli indicatori e le modalità con cui misurare la sostenibilità. L'Eurostat in questo senso di solito si avvicina a questi passi, poi andando a definire quelli che vengono definiti dei regolamenti, cioè delle leggi valide per tutti i Paesi membri, che sono di riferimento e che quindi danno le linee metodologiche, gli indicatori, insomma, le linee guida, in modo da consentire una confrontabilità e una esaustività delle misure quantomeno a tutti i Paesi dell'Unione Europea. Vorrei capire se rispetto a questo l'Unione Europea si sta muovendo, già avviato questa che io chiamo seconda fase, per arrivare in tempi non brevissimi, sappiamo che sono tempi lunghi, a un regolamento che possa definire meglio un quadro certo per misurare la sostenibilità. Allora, attualmente l'elemento chiave è quello che ho citato in una delle slide all'inizio, cioè lo Statistical Action Plan per il Green Deal. Questo è il quadro, diciamo, normativo di riferimento per quanto proposto da Eurostat, e non un vero e proprio regolamento per gli SDGs, però quello è un quadro abbastanza consistente che definisce le priorità di produzione di informazione statistica, diciamo, e che le definisce anche in considerazione della necessità di produrre più informazione statistica ambientale legata ai cambiamenti climatici e a un livello di dettaglio territoriale notevole. L'Istat, come ho detto, incrementare l'informazione statistica del sistema Istat SDGs cerca di appunto fornire un quadro solido di misure statistiche che possano essere utilizzate e possono fornire questo linguaggio comune, appunto,
per procedere nella direzione del soddisfacimento della domanda informativa legata poi a molti piani di sviluppo, la strategia nazionale, il piano di transizione ecologica, il PNRR, eccetera, eccetera, diciamo, possono trovare anche in questo quadro informativo statistico di misurazioni statistiche solide un linguaggio che possa essere utilizzato e declinato anche, diciamo, a livelli solo dal globale al nazionale, ma in questo caso per quanto riguarda noi, dal nazionale al regionale, alla subregionale, possa essere un utile strumento. Chiaramente un quadro che arricchito e arricchibile anche di nuove istanze, considerata diciamo, l'evoluzione delle situazioni e anche delle necessità. Grazie, grazie Angela. Chiaramente è un percorso lungo, non è assolutamente facile, ma credo che sia il caso di iniziare anche questa seconda parte questa che chiamo seconda fase per arrivare a questo linguaggio comune, appunto, assolutamente d'accordo anche con questo termine. Benissimo, e quindi ultima presenza in questa sessione. Passo la parola a Paolo D'Andrea, presidente del coordinamento degli uffici di statistica delle province italiane, e quindi entriamo proprio nel territorio per capire come ci si sta muovendo e i problemi che si stanno riscontrando a livello territoriale. Paolo D'Andrea, prego. Saluto tutti, ringrazio per l'opportunità che mi viene data di presentare questo lavoro che come presidente del coordinamento degli uffici di statistica delle province italiane, organismo tecnico dell'UPI, portiamo avanti da diversi anni. Nelle slide che condividerò, presenterò un lavoro che è iniziato in collaborazione con province e città metropolitane a partire dal 2014. In realtà era un lavoro che era cominciato già precedentemente, grazie a una collaborazione appunto con l'Istat. L'intenzione era quella di individuare un set di indicatori di benessere ecosostenibile a livello provinciale che dessero la garanzia di un quadro conoscitivo di quello che erano le necessità territoriali e il benessere a livello territoriale. Io di solito introduco il lavoro facendo vedere questa slide che riguarda la geografia, la chiamo io, dello sviluppo sostenibile delle province e città metropolitane, facendo presente che l'attività viene svolta in collaborazione tra enti, quindi tra istituzioni, e siamo ben 32 enti che collaboriamo, di cui 25 sono province e 7 città metropolitane, con una rappresentatività territoriale di 10 regioni, perché bisogna tenere presente che le regioni, diciamo, a statuto speciale, le regioni a statuto speciale appunto hanno un percorso diverso, quindi alla fine a livello territoriale è un'ottima rappresentatività. E questa rete a livello provinciale, costituita da vari soggetti istituzionali, contribuisce appunto a produrre informazione statistica e a raccogliere e elaborare dati, in quanto è una funzione fondamentale dei nostri enti. Questi gruppi di lavoro lavorano in piena, diciamo, accordo come all'interno del coordinamento appunto dell'ufficio di statistica delle province e città metropolitane che io rappresento, in piena attuazione appunto del protocollo d'intesa 2020 che è stato siglato tra le varie parti Istat, regioni e province autonome, ANCI e UPI. E io personalmente, infatti, ho partecipato a diversi tavoli su varie tematiche in attuazione del protocollo d'intesa.
il rapporto sul benessere più sostenibile delle province e città metropolitane ha lo scopo proprio di restituire una base informativa solida e utile per le agende locali, partendo proprio dalle misure del BES a livello provinciale e metropolitano. I gruppi di lavoro io qui li ho schematizzati, ma non mi soffermo molto, giusto per farvi vedere che diciamo il lavoro è condiviso e c'è un coordinamento di progetto di province e città metropolitane. E poi c'è un gruppo di lavoro che si occupa della raccolta ed elaborazione dati e i vari gruppi di lavoro invece distribuiti anche un po' territorialmente o comunque tra territori limitrofi che si occupa poi dell'elaborazione, commenti e elaborazione di altri strumenti che servono per la pubblicazione del rapporto. Gli indicatori individuati nel nuovo lavoro 2021 sono utilizzabili all'interno dei documenti programmatici. Infatti è sempre più alta la richiesta da parte degli amministratori di poter utilizzare questi indicatori nei documenti di programmazione. E questi indicatori sono entrati a far parte per quanto riguarda diversi enti che collaborano a questa progettazione, sia del documento unico di programmazione, sia nell'ambito della programmazione scolastica. In alcuni casi vengono chieste delle informazioni relative utili per i documenti di bilancio, oppure nel caso in cui ci sono sul livello territoriale degli accordi in materia di innovazione e tecnologia anche in quell'ambito, ma ce ne sono tanti altri ambiti che vengono, per cui vengono utilizzati questi indicatori. Io ho prodotto due schemi. Uno schema è relativo al funzionamento dell'ente, che è uno schema che abbiamo redatto insieme anche alla fase sperimentale durante lo studio progettuale in collaborazione anche con Istat relativamente a quello che era, diciamo, lo schema secondo il quale potevano essere declinati poi gli indicatori e la struttura proprio dell'ente. Questo tipo di schema rimane sempre valido, infatti abbiamo il funzionamento dell'ente con le funzioni, servizi e progetti e poi a scendere tutto, diciamo, la struttura amministrativa. Importante la parte finale che invece si è evoluta nel tempo, perché all'inizio avevamo solo indicatori di benessere ecosostenibile, a cui si sono poi affiancati altri indicatori che noi abbiamo chiamato territoriali generali e poi con le fasi successive di lavoro abbiamo trovato anche, appunto, abbiamo creato una correlazione con gli SDGs e ci siamo resi conto di quali sono gli indicatori utilizzabili per i documenti unici di programmazione e per gli obiettivi dell'Agenda 2030. Io ho schematizzato su questa slide il numero di indicatori che utilizziamo. Allora, innanzitutto c'è comunque un'ampia inquadramento territoriale, quindi ci sono 26 indicatori che individuano territorio, economia, demografia, che sono fondamentali, trasversali a qualsiasi tipo di documento. Poi ci sono 75 indicatori che nel tempo, devo dire, si sono arricchiti, perché all'inizio erano una sessantina, adesso abbiamo verificato che effettivamente il patrimonio informativo è aumentato, quindi di 75 indicatori, di cui 31 sono appunto misure che vengono direttamente dal BES nazionale, quindi che vengono declinate anche a livello provinciale o metropolitano, e 44, come li abbiamo definiti noi, altri indicatori territoriali, perché ci servivano appunto per un inquadramento territoriale di declinazione provinciale o metropolitana.
Di questi, lavorando in collaborazione con ASVIS, siamo diciamo, stati in grado di individuare 31 indicatori di interesse anche per l'Agenda 2030. Quindi, avviando una collaborazione dal 2020, abbiamo individuato alcuni indicatori di interesse. E quest'anno, durante il forum per la pubblica amministrazione, abbiamo partecipato al premio PA Sostenibile e Resiliente e questa soluzione che vi presento è risultata vincitrice dell'ambito nella sezione misurare la sostenibilità, in quanto si è messa in evidenza l'importanza della collaborazione pluriennale e istituzionale e l'affrontare le tematiche su 11 aree tematiche diverse con la possibilità di analisi territoriali e indicatori a livello provinciale riferiti proprio agli SDGs e all'Agenda 2030. E l'obiettivo è proprio quello di favorire azioni informate e formare gli amministratori per sviluppare agende condivise di sostenibilità, anche in collaborazione con i comuni, perché i comuni fanno riferimento agli enti, diciamo, intermedi, quindi gli enti di area vasta, per avere questo supporto. Qui ho schematizzato la quantità, diciamo, di indicatori che sono stati individuati, tenendo in riferimento appunto le dimensioni del benessere ecosostenibile e però nella seconda, diciamo, schema facendo riferimento al numero di indicatori individuati sempre nell'ambito del benessere ecosostenibile riconducibili o comunque di interesse per l'agenda di 2030 e quindi associabili ai goals. Ho fatto un breve riepilogo in quanto effettivamente quantitativamente poteva essere interessante avere questo tipo di misura che riprende un po' quello che ho detto nella slide precedente. E attraverso la lettura di questi indicatori abbiamo poi strutturato degli strumenti operativi, in quanto gli amministratori avevano necessità anche di poter consultare queste informazioni, non solo di avere garanzia di poterle avere. E quindi abbiamo strutturato la possibilità di consultare delle tavole e abbiamo abbinato quindi un percorso di studio a un'esperienza e a un sviluppo della competenza che avevamo attraverso gli uffici delle amministrazioni in modo da implementare a livello locale obiettivi dell'Agenda 2030 e poter fare in modo che questi indicatori fossero visibili a tutti gli enti partecipanti. Una cosa che volevo sottolineare è che questa disponibilità di dati e la lettura di questi dati tramite tavole e grafici dinamici è possibile anche per quei territori che non hanno aderito alla progettazione, perché nel, diciamo, strumento evolutivo che abbiamo realizzato all'inizio facevamo riferimento solo ai 32 enti che partecipavano alla progettazione. Invece in questo momento abbiamo comunque reso disponibili anche agli enti che non hanno deciso di partecipare comunque alla progettazione di avere comunque la disponibilità dell'informazione declinata nella stessa modalità. Qui ho portato un esempio appunto schematizzando con i goals SDGs la quantità di indicatori per ciascuna dimensione del BES e in effetti in qualche dimensione l'indicatore che viene individuato è comunque individuato in più goals.
abbiamo trovato abbiamo realizzato questa correlazione per 10 ambiti, quindi per salute, istruzione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzione, sicurezza, ambiente, ricerca e innovazione e qualità dei servizi. Come vedete, manca, diciamo, la parte che riguarda paesaggio e patrimonio culturale, perché abbiamo, diciamo, benché abbiamo individuato comunque indicatori utili alla rappresentazione territoriale, diciamo c'è una sottocopertura in questo senso, non siamo riusciti comunque a correlare quel tipo di indicatori al quadro dei goals che abbiamo, diciamo, individuato noi nel lavoro di studio. Qui ho portato ad esempio una rappresentazione cartografica, perché dovendo appunto rappresentare tante realtà territoriali su 10 regioni diverse, la rappresentazione che più consona per fotografare la situazione in Italia di tutte le province, città e metropolitane ci è sembrata appunto una mappa tematica. E quindi ho portato ad esempio l'indicatore sui NEET, che è un indicatore che, come vedete, può essere correlato. Allora, nell'ambito dello studio che abbiamo portato avanti a livello territoriale con il tema del livello di istruzione, nell'ambito delle missioni contabili, quindi come si diceva prima a livello nazionale il DEF, ma in realtà calato a livello territoriale nelle nostre missioni contabili e individuato all'interno della missione 4, istruzione e diritto allo studio, e correlato al goal 8, quindi incentivare la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti, e può portare ad una riflessione relativa al target dell'Agenda 2030, secondo il quale entro il 2030 bisogna ridurre la quota di vita al di sotto del 9%. In realtà qui si apre, diciamo, un ambito, come si diceva prima, in cui bisogna valutare se effettivamente questo target è applicabile o meno scalando a livello territoriale, perché questo è appunto un target di riferimento regionale. Però ho portato il quadro completo per farvi vedere come abbiamo comunque associato e ragionato e fatto, diciamo, una tassonomia per capire come potevano essere associati gli indicatori a tutti questi ambiti importanti per le nostre amministrazioni. La stessa cosa può essere, diciamo, vista attraverso un altro tipo di indicatore, che è quello sull'energia da fonti rinnovabili. E, in questo caso, ad esempio, il goal associato appunto al goal 7 è assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici affidabili, sostenibili e moderni, e la missione contabile in cui ricade a livello, diciamo, economico per le amministrazioni è la missione 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche. Il tema in cui noi l'abbiamo inquadrato all'interno del lavoro di benessere più sostenibile è la sostenibilità ambientale. E anche in questo caso c'è un target di riferimento dell'Agenda 2030, cioè raggiungere entro il 2030 il 40% dell'energia da fonti rinnovabili. Scusa Paola, dobbiamo stringere, se no la regia si taglia. Io ho finito, volevo solo farvi vedere, perdo il riferimento, vabbè, alla slide, volevo solo farvi vedere questo. Che ci sono delle cartografie che rappresentano temi di riferimento importanti per il livello territoriale,
ma che non hanno una diretta correlazione con diciamo, la parte economica, ma hanno diretta correlazione con le funzioni fondamentali, come appunto questo indicatore sulle, correlato alle pari opportunità. Questo tipo di lavoro è sicuramente un lavoro che potete visionare sul sito del BES delle province, che è il sito di progetto dove è disponibile il sistema informativo, e è un tipo di lavoro che garantisce e rende disponibile un quadro conoscitivo del territorio grazie a questo set di informazioni che sicuramente potrà essere, grazie alla collaborazione con i comuni, scalabile anche a livello comunale. Ho finito. Grazie Paola, purtroppo la regia ci impone tempi molto stretti. La piccola domanda la utilizzo che facevo per te, ma tanto l'hai già spiegato nel tuo intervento, ma quindi lo dico nei pochi minuti che ho a disposizione per chiudere questa sessione, cioè mi pare che nella vostra attività pratica quello che era una delle problematiche che è stata affrontata anche dai precedenti interventi, cioè il rapporto e l'integrazione tra BES e SDGs, mi pare che abbia raggiunto un livello molto alto, e dimostrando come evidentemente questi due modi di leggere la sostenibilità, il benessere, la felicità delle persone, ognuno poi, come vedete, usa termini diversi, sono in realtà assolutamente integrabili, e quindi la vostra pratica lo dimostra di più, quindi non dando adito a letture di contrapposizione tra sistemi che secondo me non c'è. Detto ciò, mi avvio a concludere in poche battute. Ringrazio tutti gli oratori. Mi pare che di strada ne è stata fatta tanta. Rubo le parole che prima ha utilizzato Angela Ferruzza. Abbiamo fatto molta strada. Teniamo conto che siamo partiti dal 2015, cioè l'Agenda 2030 è stata approvata nel 2015. Oggi siamo a una situazione di ricchezza informativa, visto che stiamo in un ambito statistico, e di questo prima di tutto dobbiamo parlare, sicuramente invidiabile per molti altri ambiti. Io faccio sempre un esempio: per arrivare a definire le metodologie di calcolo del PIL, quello è vituperato perché i conti nazionali non misurano la felicità, come diceva Bob Kennedy nel 1968, e per arrivare a quegli schemi che oggi sono condivisi a livello mondiale ci sono voluti almeno 40 anni. Io credo che qui sarà molto più breve il percorso, però è da fare perché non abbiamo tempo. Ecco, questo sicuramente, il tempo a nostra disposizione per arrivare a degli effetti misurabili sulla nostra vita quotidiana, perché poi questo significa, insomma, la sostenibilità, che c'è una qualità della nostra vita che migliora da tutti e quattro gli aspetti che abbiamo nominato, io che ha ricordato Maracossu prima, cioè dall'aspetto ambientale, sociale, economico e istituzionale. Abbiamo poco tempo, dobbiamo correre, alcune cose ce le impone l'Unione Europea, il Next Generation EU evidentemente dà dei fondi rilevantissimi, come tutti sappiamo, ma con delle regole ben precise e anche regole di misurazione. Io vorrei ricordare che nel paragrafo, nel comma 1, nel comma, scusate, nell'articolo 1, nell'articolo 2, all'inizio c'è scritto che gli stati si devono adoperare per creare un sistema informativo statistico di monitoraggio di quello che si vuole fare con questi fondi, e quindi la stessa Unione Europea con la Commissione di Ursula von der Leyen, ma anche con le precedenti, ha chiaramente indicato che il quadro di riferimento è quello dell'Agenda 2030 e dei suoi target e dei suoi obiettivi quantitativi, e quindi il tema della misurazione credo che sia un tema ineludibile per tutti, non soltanto per una piena democrazia, cioè rendere per possibile a tutti i cittadini di controllare e monitorare quello che le varie amministrazioni fanno a tutti i livelli territoriali, ma anche per poter rispondere a quelle che sono le esigenze europee. Credo che il sistema statistico nazionale, cioè la statistica ufficiale, abbia rispetto a questo un ruolo, un compito, quindi dei doveri
da dover portare avanti proprio come ruolo istituzionale. Mi pare che ci siano molte cose sulla strada giusta. Speriamo di sfidare insieme, come ASBIS sicuramente utilizziamo a fondo questi dati e vi stimoliamo per quanto noi possiamo fare nel nostro piccolo, ma spero quindi che questa sia una tappa per altre tappe, per andare sempre a monitorare anche dal punto di vista statistico quelli che sono i progressi rispetto a una misura della sostenibilità adeguata a quello che ci richiedono tutti i cittadini. Ringrazio a tutti, a tutti i relatori, a tutti quelli che ci hanno avuto la pazienza di ascoltarci, e vi auguro buona Conferenza Nazionale di Statistica. Arrivederci a tutti.